pronti? 1, 2, 3. Veloce proprio Jove Caf che va a condurre su EPZS mentre ha sbagliato New Star. Numero 4, sbaglia anche New Martina Star Griff. SKS squalificato. In posizione di retroguardia rimane New York New York, preceduto da Geox che l'ha anticipato nella giravolta. Intanto Jove Caf al comando. Dopo 200 metri in 15,5 all'esterno. Dopo 400 metri va a presentarsi Negresco Milar che passa e quindi conduce dopo 400 metri di gara. Marco Guzzinati è andato su Jove Caf che non ha opposto resistenza ad oltranza, ha lasciato sfilare l'avversario e ora è in seconda posizione precedendo Epi ZS, poi c'è Lupus, via via tutti gli altri a seguire in lunga fila indiana che cerca di rompere Nevera. Avanzando all'esterno, ma subendo l'anticipo di Noah B, 46-2 il passaggio ai 600. Intanto ha spostato nuovamente Jove Caf, infilato all'interno da Epi ZS. In quarta posizione c'è Natalina Wise, preceduta da Lupus, mentre per corsie esterne è anche Geox che ha anticipato New York, New York, e segue direttamente Nevera che è in scia Noah B. Ma intanto è ripassato al comando Jove Caf. 1.19.7, intanto Jove Caf conduce, in seconda posizione si mantiene Negresco Milar, la corsa è ancora lunga però, e ora un parziale in 15.9 per Jove Caf che sta comunque tranquillamente controllando la situazione quando siamo a ancora 1.200 metri dall'arrivo. 1000 metri ora dall'arrivo, in seconda pariglia esterna c'è Nevera, poi Geox, ancora New York, New York, corsa che deve ancora avere un sussulto con Jove Caf che ha mandato subito praticamente Negresco Milar, ottenuto poi strada, ora la mossa di Geox, ha un giro esatto dalla conclusione, entra in azione Geox, va su Jove Caf, New York, New York invece ancora in scia Nevera in quarta pariglia. La corsa si accende con Jove Caf e Geox che cominciano a fare sul serio, un parziale in 15, ora siamo a 600 dal palo. Con Jove che replica Geox che però insiste coraggiosamente al suo esterno. Parziale in 14. Jove Caf in testa. Numero Geox 7, che attacca. Nevera squalificato. Indietro ha sbagliato Nevera. Siamo ora a 400 dal palo con Geox che si sta avvantaggiando su Jove Caf. Entra in azione anche New York, New York che scatta in terza ruota mentre Geox ha liquidato Jove Caf a 300 dalla conclusione e in netto vantaggio. Si fa luce New York, New York, seguito da Martina Griff che ritorna dopo errore. Cavalli il completamento della piegata con Geox in netta evidenza. Geox a 100 dal palo, a 4 lunghezze di vantaggio ed è imprendibile. Geox per il terzo successo nel vittoria. Secondo posto per Natalina Wise che a centropista viene a conquistare la miglior piazza. 28-1, 29-1, gli ultimi quarti di gara. Andrea Buzzitta non sbaglia nulla, Pietro Gubellini gli consegna un Geox al top della forma e Geox non si smentisce in queste corse, ottiene il terzo successo, ma intanto suona la sirena, vediamo Nevera che passa. Attenzione, senza il driver. Cavallo libertà.